Ciao amici di Pronti a Tutto, ci eravamo lasciati l'altra volta con il video introduttivo sulle due strategie principali, backing in e backing out. Cominciamo una piccola serie di video dedicati esclusivamente alla strategia del backing out. Andiamo a vedere quali sono gli aspetti principali di questo modo di metterci in sicurezza. Allora, ricapitolando molto brevemente, il backing out è quella strategia in cui scegliamo volontariamente di abbandonare casa nostra perché, date le circostanze, non è più un posto sicuro e quindi è meglio cercare la nostra sicurezza altrove. Già questo breve riassunto mette abbastanza in luce una cosa fondamentale di questa strategia, ovvero altrove dove. In questo video tratteremo essenzialmente di un aspetto estremamente importante, probabilmente più importante di tutto quanto la strategia del bug in out, che è il piano. Il bug in out è stato reso famoso da una serie di strumenti, accorgimenti, tattiche che molto spesso però da sole purtroppo non servono a niente, possono essere addirittura estremamente fuorvianti, soprattutto quando appunto alle spalle non c'è un piano che organizza, struttura e dà un senso logico a tutte le cose che abbiamo, adottiamo, facciamo in quella situazione. Se ci stiamo preparando per una situazione in cui potremmo dover fare bugging out, la prima cosa che è fondamentale chiarire e capire è dove siamo diretti nel momento in cui stiamo facendo bugging out. Il primo acronimo che troviamo affrontando appunto questo tipo di approccio al bugging out è la Bug Out Location, abbreviata con BOL, ovvero appunto il punto, la zona, la casa in cui andremo a trasferirci una volta che avremo abbandonato la nostra. Può essere una casa di vacanza, la casa di amici, un posto sicuro che conosciamo soltanto noi. La cosa fondamentale è che sia un posto reale, preciso, identificabile, quel posto, non una generica destinazione più o meno casuale e facilmente raggiungibile da tutti, che non sia esclusivamente soltanto nostra. Su questo punto c'è, secondo me, una cosa estremamente pericolosa e abbastanza atta a confondere le idee. Dire vado a fare bugging out e prendo e vado nei boschi, nel 99% dei casi è una cavolata, è pericoloso ed è sbagliato. L'1% dei casi in cui questa cosa è corretta e comunque è fattibile è il caso in cui tendenzialmente lo facciate per diletto un weekend sì e l'altro pure, e che tutte le persone che compongono il vostro nucleo familiare, amici, animali domestici, i bambini, la fidanzata, la moglie, siano in grado di farlo e lo facciano abitualmente con voi, tanto quanto voi. In tutti quanti gli altri casi è una scelta abbastanza fallimentare, nel senso che è una situazione in cui andremo a trovarci, in cui non siamo abituati, non abbiamo idea esattamente delle difficoltà che ci sono, sarà una situazione in cui queste difficoltà saranno amplificate dal contesto e tendenzialmente manca di realtà, non è una situazione che può essere protratta a tempo indefinito. Per questo la cosa fondamentale quando si organizza un piano per il bugging out è la prima cosa da individuare è il punto di destinazione, cioè abbandoniamo un luogo sicuro per cercarne un altro, un bosco, una prateria, un non meglio precisato luogo X che non conosciamo come le nostre tasche, non ha queste caratteristiche, quindi non va bene per essere la nostra bug out location. Quindi riassumendo, stiamo parlando di bugging out. Abbiamo visto che la cosa fondamentale per fare bugging out è avere innanzitutto le idee chiare. Siamo prepper, quindi noi prepariamo le cose, non diamo dei piani generici che non sappiamo se saremo in grado di aiutare perché non conosciamo esattamente passo per passo quello che stiamo andando a fare. Quindi, pianificazione. La seconda cosa è avere una bug out location, magari anche più di una, in cui sappiamo di poter andare a trovare un rifugio idoneo.
perché stiamo, ripeto, stiamo abbandonando un luogo sicuro che purtroppo per le circostanze non lo è più, per andare a rifugiarci, a ripararci in un altro luogo che dobbiamo essere sicuri sia più sicuro di quello che stiamo abbandonando, altrimenti l'intera strategia non ha assolutamente senso. Per adesso ci fermiamo qui, questo è soltanto il primo passo, ci vediamo al prossimo video dove andremo avanti ad analizzare la strategia del bug in out. Alla prossima!